partendo dalla considerazione che era che le nostre amministrazioni non sono particolarmente illuminate sul fronte, diciamo, della sostenibilità e quello che chiamiamo sviluppo ecosostenibile, anche se la parola sviluppo non mi entusiasma. Quindi partendo da questo, diciamo, punto zero, che tra l'altro mi è stato confermato prima, Guido ha citato dei dati della Camera di Commercio, proprio una settimana fa abbiamo fatto un convegno sul turismo itinerante, si parlava di turismo itinerante, sociale e sostenibile, quindi un argomento molto vasto che era stato stimolato dal fatto che in provincia di Rieti sta transitando proprio in questi giorni il 35esimo raduno europeo di camper. Quindi sono arrivati 200 camper da tutta Europa e diciamo che è stata un'occasione purtroppo per rendersi conto che il territorio non era attrezzato per riceverli. È stata una scena veramente desolante vedere gli assessori al turismo del comune della provincia che alla domanda esistono campeggi si sono guardati o ce n'è uno forse, non lo so, in provincia di Rieti. Altra scena pietosa per la sua sosta per i camper, perché si è scoperto che a Rieti non ce n'è, anzi ce n'è una, però diciamo considerata indecorosa dagli stessi camperisti, che fa fuggire i turisti piuttosto che farli restare. Insomma, con l'occasione abbiamo, partendo da questo quadro non proprio edificato, abbiamo provato a tirare fuori qualche idea, però dagli amministratori sinceramente non è venuto un granché. Invece che non mi surmurare, è arrivata proprio negli stessi giorni una proposta di viaggio che è stata organizzata da tre aziende agricole, parlo di Amatrice, si chiama Viaggio della Transumanza, escursione turistica sostenibile e manifestazione locale per scoprire la pascolizia di Amatrice dei Monti della Laga, la sua cultura, l'arte, la storia, la terra, l'ambiente, i colori, i sapori, tutto quello che abbiamo detto, che ha detto poco fa Guido Arcascina sulla vocazione di un territorio. Cosa hanno fatto? Tre aziende agricole, quindi senza a monte un'istituzione che si inventasse questo evento. Si sono messi in tre, hanno fatto un progetto europeo, hanno chiesto o collaborazione o soldi, mandando con un progetto fatto da loro ad Arsia, al comune, al Parco Nazionale di Gran Sasso, insomma tutta una serie di soggetti, anche alla provincia, eccetera, e hanno preteso un aiuto in questo senso. Cioè hanno progettato loro, non hanno aspettato che la cosa cadesse dal cielo. Capisco che è difficile, però devo dire che sono rimasta quasi sorpresa, perché di solito vediamo eventi promossi da provincia, comune, eccetera, e gli altri modi. Invece questa volta è promosso da tre persone, un evento promosso da tre persone, promosso dalle aziende agricole, ci sono i nomi delle aziende agricole. Sinceramente in provincia di Rieti non ho visto fino adesso una cosa partita così, forse un'altra cosa riguardante la transumanza. Ecco. Però ecco, è un modo per dire che io non so se ci sono, qui avete una gran produzione di carne particolarmente pregiata, eccetera, non so se ci sono proprietari di aziende agricole che lavorano sul territorio in questo momento o di strutture ricettive della zona. Però ecco, io penso che è arrivato il momento, visto che non possiamo attendere che le amministrazioni locali si sveglino da sole, visto lo stato attuale, che le facciamo svegliare noi. Cioè, tiriamo fuori delle idee, andiamo e cominciamo a bussare. Prima, quando tu, Massimo, hai detto che avevate tirato fuori questo progetto importante, avevate preso anche contatto con l'Agenzia Turistica Internazionale che avrebbe garantito anche un corso turistico, insomma già parlavi di numeri, e che poi vi siete fermati quando avete avuto il sentore del progetto, io e Cristiano ci siamo guardati, abbiamo detto no, dovevate continuare, dovevate portare, avere anche la faccia tosta di arrivare avanti fino in fondo, poi di fronte a numeri, a un flusso turistico, al fatto che poi la gente comincia a girarci intorno a questa vicenda, perché poi magari intorno a questo si sarebbero svegliate anche le strutture ricettive, i produttori locali, non sarebbe stato solo la passeggiata lungo il percorso, ma sarebbe stato tutto un movimento, e potevano venire fuori delle interessanti, poi di fronte a centinaia di cittadini e di attività che si muovono, poi magari l'amministratore comincia a valutare il rapporto costi-benefici, per le due scelte, una scelta
che concentra, quindi una scelta non diffusa come prima sottolineava Paolo Piacentini, è una scelta che concentra, quindi magari il comune avrebbe potuto ottenere, diciamo, degli introiti da un altro tipo di attività che sicuramente è più complessa perché è più diffusa che quella del turismo sostenibile, e cerca proprio perché il turismo sostenibile è responsabile di coinvolgere le popolazioni locali, invece un progetto più grosso che ha un rapporto diretto tra il comune e l'azienda. Voglio dire che tra le tante esperienze che abbiamo tentato, io faccio parte dell'associazione Post-Tribù, che è un'associazione ambientalista che si sta occupando, vedo qui anche Simona, che si sta occupando anche di sviluppare turismo responsabile, cercando di promuovere proprio una diversa cultura del viaggio, che rappresenta in questo caso anche Slow Food, che tra l'altro è impegnata in questo momento in contemporanea, appoggio il tetto proprio per valorizzare gli stessi principi. E noi abbiamo provato insieme a Federtrend, vedo qui Marinella, insomma vedo tanti soggetti che sono entrati in questa sperimentazione, abbiamo provato a proporre al territorio una serie di passeggiate che si chiama, che hanno preso il format, si chiamano Da Borgo a Borgo, erano, diciamo, partivano da una passione per la natura, per i borghi. Ah, scusate, sto urlando troppo. Così va bene? Quindi siamo partiti da queste esperienze che ho fatto a Dorizza Pina, e dopo in Marinella, che tra l'altro è una portavoce dei valori legati alla sostenibilità, anche se la parola sostenibilità l'avevo anche contestata in altri momenti, insomma, promuove anche il discorso dell'autoproduzione di insomma, una scrittrice e giornalista che ha animato molto queste passeggiate, organizzandole anche direttamente. E abbiamo organizzato a Torre Sabina, a Casperia, ha detto qui di Francesco, tu non avevi partecipato, però è il prossimo. E poi anche nella Sabina Romana, dove abbiamo cercato di coniugare ancora una volta i valori per cui è evocato questo territorio, quindi la natura, la scoperta della mente, perché spesso gli stessi cittadini di un paese non conoscono veramente il proprio paese, i dintorni. E la scoperta anche delle aziende agricole, delle produzioni locali, perché si lavora ancora troppo poco sulla diffusione dei prodotti locali alla stessa cittadinanza, e adesso sarebbe bello poter vedere veramente quanta gente di Configni mangia la carne di Configni o il colore della Sabina, tanti di noi lo consumano veramente. E quindi si univano, insomma, il discorso della vita all'aria aperta, della sostenibilità di tipo ambientale, quindi legata a un ecoturismo, a una scoperta anche di quello che quel territorio può produrre in termini di prodotti tracciabili a chilometro zero veramente, spesso biologici, o comunque coltivati nel rispetto della salute, degli animali, dei luoghi. E poi anche, in questo caso, noi lo legavamo anche a un progetto sociale, quindi cercavamo di dare un'ulteriore valenza a queste passeggiate. E devo dire che sono sempre state molto partecipate, insomma, abbiamo schierato sempre le 100 persone, persone spesso che venivano da Roma, quindi diciamo in maniera, dobbiamo dirlo, anche artigianale, col passaparola, veramente con gli strumenti base e senza transitare per agenzie e altre strutture più corpose, abbiamo avuto il nostro ritorno, quindi ritorno in termini sempre di sostegno del progetto sociale. Quindi insomma io penso che sono cose dove abbiamo bisogno di sporcarci le mani, di provare, di cominciare. Proviamo il progetto del cammino, proviamo le passeggiate, proviamo a far scoprire le produzioni di questo territorio, magari anche il modo di produrre di questo territorio, magari vedete i prodotti tipici con ricette di una volta, insomma la gente, il turista di adesso, io so, non vi cito i dati perché Guido è già l'indicativo, sta facendo un rapporto sul turismo sociale associato in Italia, questo è realizzato da ISNAT, che è l'Istituto di Statistica del Sistema Camerale, roba, insomma, parlo di dati del 2010, sta cominciando a muovere una massa insomma, importante a livello di persone e anche di reddito, perché insomma le persone amano la gastronomia locale, le persone piace scoprire veramente il territorio, conoscere la gente del territorio, consumare i prodotti locali. Insomma, non parliamo di quel turismo insomma, che non porta reddito al territorio, ma anzi, pare che il reddito
utilizzo del viaggiatore sociale si identifica anche medio-alto e sempre di più coinvolge i giovani. Quindi io credo che per paesi come questo, visto che ho cercato di dare insomma qualche input, poi sarà a voi e a noi, insomma, a tutti noi sul territorio, cercare di convincere gli amministratori che questa è la scelta giusta. Non possiamo aspettare che qualcosa che da cielo, perché ovviamente una grossa azienda con un grosso progetto che viene da fuori, che porta soldi cash immediatamente all'amministrazione, è molto più appetibile per l'amministrazione, eccetera, piuttosto che tanti piccoli progettini. Però è facendo rete per tutti questi progetti, fra voi abitanti del posto e di vari paesi, cercare di far sentire la propria voce e non solo arrabbiarsi, ma prevenire le arrabbiature cercando subito di proporre un modello sostenibile veramente che porti i giovani a scappare dal territorio e ad apprezzare sempre più i borghi, anche perché proprio questo è un trend che si sta registrando a livello internazionale, perché non seguirlo noi, insomma. Grazie.